poeta. Generazioni rapide si ammazzano a vicenda, e come Ninive, così nuda in basso l'anima umana. A che sono serviti i proclami? E le verdi nuvole delle cavallette indiavolate? L'uomo è l'ultimo degli animali. Anche qua e là sbattono sui muri lattanti, la torre del tempio è fiaccola, la casa è forno, e l'abitante arde dentro, le fabbriche saltano in aria nel fumo. Col popolo che brucia, la strada collassa, e il grande letto della bomba ribolle, il pesante giunto salta, e come nei pascoli lo sterco delle vacche, rattrappiti giacciono i cadaveri sulle piazze della città. E di nuovo è come tu avevi scritto. Ma dall'antico turbine dimmi, cosa ti ha portato sulla terra, dopo tutto? Profeta. La rabbia, perché l'uomo da allora è nuovamente orfano nell'armata dei pagani dalla forma umana, e vorrei vedere di nuovo la caduta delle fortezze colpevoli e come testimone parlare all'epoca a venire. Lavoravamo intensamente fino allo sfinimento. Noi del campo di Heidenau eravamo impiegati per la costruzione di una ferrovia a scartamento ridotto che consentisse il trasporto dei minerali dalle montagne fino al Danubio. Vivevamo alla giornata, in un mondo che appariva mutato, deformato, insensibile testimone del tradimento di ogni pretesa naturale. Qui la natura era scavata e si era arresa alla logica meccanica dell'efficienza, che produceva un innaturale rumore di fondo, di ruote e ferro. La mia mente non si adattava e si rifugiava nel suo piccolo covo di ricordi e memorie. Ero un poeta e anche al campo di Heidenau non potevo tradire la mia anima. Avevo bisogno di scrivere, di entrare in un ordine di pensieri e sensazioni lontano e sereno. Fare il poeta mi aiutava a respirare, nel senso più profondo e vitale del termine. Era un bisogno fisiologico e necessario. Il tenente che dirigeva il mio campo si chiamava Antal Zal ed era più umano di altri militari. Pienamente umano non lo era nessuno, ed era impossibile che fra quella gente il concetto si diffondesse. Permetteva che noi forzati ci riunissimo la sera, tanto che nacque un vero e proprio circolo, che chiamarono Circolo Radnoti, perché io mi davo molto da fare. Leggevamo le poesie. Il mio amico Miklos Lorzi suonava il suo violino. Ma soprattutto parlavamo, ed era molto confortante. Ci arrivavano però brutte notizie dal campo principale, il Berlin. La direzione di quel lager era dello spietato colonnello Ede Marani, un uomo senza scrupoli ed estremamente crudele. Uno di quei militari che preferivano cogliere ogni occasione per far del male, andando contro la stessa logica dei tedeschi, carnefici, ma ben attenti a che gli schiavi non risultassero eccessivamente logorati, tali cioè da non poter lavorare. Alcune volte Marani ricorreva ad un terribile castigo. I prigionieri, appesi per le braccia ad un albero per 4 ore al giorno, per il resto del tempo venivano rinchiusi in gelidi sotterranei. Fortunatamente, simili malvagità non accadevano nel campo di Heidenau. Ma sfruttati lo eravamo, e molto. La reclusione portava con sé terribili conseguenze e un generalizzato pessimismo. Ma la depressione era soppiantata dalle 13 ore di intenso lavoro e dalle 2 di spossanti marce per i trasferimenti. La libertà era ormai lontana, perduta per sempre. Ma ricordavo le parole di padre Sick: il sacrificio è necessario.
aveva detto. Tuttavia, potei concedermi una minuscola, ma cara, distrazione. Mi successe di ottenere un piccolo oggetto che mi fece compagnia e rafforzò il mio grado di sopportazione. Era un piccolo taccuino ricevuto da un giardiniere serbo. Gli scrivevo le mie poesie con lo stile che più mi era caro. La mia poesia era lontana e presente, serena ma triste. Il mio Virgilio, alla presa con le sue bucoliche, me lo immaginavo seduto ai piedi di un grande faggio mosso dal vento. Io invece me ne stavo lì, nella penombra della mia baracca, a cercare parole echeggianti nel dolce suono di un esametro. Scrivevo poesie, scrivevo le mie egloghe.